e ci vedremo a Natale. Se va bene o se va male. L'estate 2018 ad Acquiterme ha un profumo che forse ci eravamo dimenticati. Molto probabilmente non essere ai mondiali di calcio è stata quasi una fortuna sotto questo aspetto. Ci ha dato modo di ricominciare a passeggiare, incontrarsi e fare della città il teatro che racconta un po' di leggerezza e spensieratezza. L'iniziativa Arc in Rock è l'esempio che con poco si può rendere un mercoledì sera meno scontato del solito. Musica dal vivo, street food e un po' di fresco. Magari non piace a tutti e forse c'è chi preferirebbe tifare Italia, ma sinceramente questo innocuo incidente ci farà riflettere sul fatto che le cose semplici hanno una marcia in più. Ogni serata è occasione di scoperta. L'iniziativa è appena cominciata e ai curiosi possiamo già annunciare che oltre alla settimana già programmata i concerti aumenteranno e questo appuntamento diventerà un'abitudine. La zona bagni forse sta ritrovando una nuova motivazione per esistere, chissà. Il comune potrebbe far davvero rinascere questo quartiere partendo da un motore che per Acqui è fondamentale: la cultura, la musica e la partecipazione. In questa occasione abbiamo assistito al concerto dei CNST, band formata da Mauro Caviglia, Giampiero Morfino e Luca Olivieri, e hanno presentato un repertorio di canzoni già pubblicate nel primo album e alcune nuove produzioni che stanno per uscire. Acqui è ricca di band emergenti e non, che producono musica propria, intelligente e direi di ottima qualità. Insomma, bella situa, e vi invito a controllare il programma perché è ricco di novità. Un saluto quindi da uno che ci crede abbastanza e che spera che l'ottimismo al di là delle polemiche sia contagioso. Quindi, yeah e il Bomboclat. E ci si vede sotto al ponte. Bless. Grazie a tutti. Grazie.